per la rubrica Quattro chiacchiere con amministrazioni locali, ci troviamo questa mattina nell'ufficio del sindaco di Borgaro Torinese, Claudio Gambino. Sindaco Gambino, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E partiamo con la prima domanda. Siamo giunti quasi addirittura di arrivo del suo primo mandato elettorale. Un mandato dove comunque a Borgaro sono successe moltissime cose. Programma generale di quello che è stato i primi 4 anni di suo mandato. Beh, addirittura d'arrivo non proprio, manca ancora un po' più di un anno, quindi ancora c'è parecchio da lavorare e siamo ancora qui per lavorare ancora tutto quest'anno per la nostra città. È stato un mandato secondo me positivo, l'eredità che ricevevo dal mio predecessore, da Vincenzo Barrea, non era un'eredità semplice. E credo però di poter fare un bilancio positivo, innanzitutto per il rapporto con la città, con i cittadini. Credo di aver instaurato personalmente un ottimo rapporto con la città di Borgaro, con i cittadini, grazie anche a una certa umiltà, a una disponibilità verso le persone, una disponibilità a risolvere i problemi della gente. Credo che questo è quello che le persone vogliono quando si rivolgono al comune, quando si rivolgono al sindaco. È stato un periodo difficile dal punto di vista economico, credo per tutti, per tanti. La crisi ha creato non pochi problemi e non pochi disagi a tante famiglie e credo che tutte queste persone hanno potuto trovare nel sindaco, nell'amministrazione comunale, un posto sicuro dove potersi rivolgere per risolvere i loro problemi. Non siamo riusciti forse a risolverli tutti, però sicuramente abbiamo lavorato per farlo. Dal punto di vista amministrativo e politico credo che sia stato positivo, anche perché siamo riusciti a realizzare un discreto numero di cose. Dal punto di vista delle iniziative proprio concrete, abbiamo lavorato, abbiamo dato un'impronta del mandato basandoci su una nostra idea che era quella di sviluppare le strutture sportive sul territorio. Credo che l'abbiamo fatto, abbiamo realizzato un sogno che da sempre ha caratterizzato diverse generazioni di ragazze a Borgaro, che è quello dei campetti da calcio, che finalmente in Via Italia sono stati realizzati. Abbiamo lavorato su tutto il resto della città, avevamo detto che avremmo lavorato per risistemare parecchie zone della città, credo che l'abbiamo fatto. Uno degli esempi è Piazza Europa, dove abbiamo ridato vita e splendore all'orologio e alla piazza che sta davanti al comune, e credo che continuiamo in questa direzione. Non rinunciamo però a qualche progetto più ambizioso. Nella fine di quest'anno probabilmente vedrà l'avvio il cantiere di Via Lanzo, che era una delle opere che da tanti anni la città aspettava per poter appunto ricucire le due parti, quella est e quella ovest di Borgaro, che finalmente vedranno la nascita di questa importante opera. È un'opera importante e crediamo appunto che potrà essere avviata. Però, ci tengo a dirlo, noi abbiamo detto all'inizio e continuiamo a dire che vogliamo essere un'amministrazione che pensa anche alle piccole cose, quindi alle piccole manutenzioni, quindi alle manutenzioni stradali, alle manutenzioni degli edifici, a far sì che tutte le persone che vivono a Borgaro possano sentirsi attenzionate e possono vedere intervenire l'amministrazione anche nelle zone più periferiche della città, quindi non solo il centro, non solo le zone vicine al municipio, ma tutte le zone della città. Questo è uno dei motivi, diciamo, fondanti della nostra amministrazione, che è stato parecchio praticato nel corso dei primi 4 anni e continuerà a essere praticato anche da qui alla fine del mandato. Sempre nell'ambito dei giovani che voi avete in questi 4 anni, avete creato molto per i giovani creando i campi da calcio in Italia, quelli al Donbanche, e allo studio di fattibilità, se non erro, anche la costruzione di un campo da volley. Dove verrà situato? Sì, allora, come diceva giustamente, noi abbiamo voluto puntare alle attrezzature, alle strutture sportive come elemento di aggregazione importante per i giovani e attrezzature importanti per i giovani e per le loro famiglie. Abbiamo lavorato sulla struttura di Via Italia, sulla struttura di Via Bertino inizialmente, ripristinando tutti i giochi e tutte le attrezzature ginniche del percorso Mennea. Dopodiché abbiamo dato luce al campo da basket nell'area del Donbanche, a cui poi si è affiancato un campo da calcetto in sintetico. Abbiamo realizzato poi 2 campi da calcio in sintetico in Via Italia, aperti a tutti. Credo che sia una delle poche realtà in Italia, quella di Borgaro, dove abbiamo delle strutture così belle e così libere, così
disponibile e fruibile da parte dei ragazzi in modo del tutto gratuito, e a questi due campi adesso affiancheremo un campo da volley. La realizzazione dovrebbe già partire alla fine della primavera e ci sarà quindi una struttura sportiva che, partendo dalla pista Mennea di via Bertino, proseguirà con un campo da volley e arriverà ai due campi da calcio che sono stati inaugurati da poco. Le associazioni borgaresi, quanto sono importanti per l'amministrazione comunale le associazioni del territorio di Borgaro? Ma le associazioni sono tessuto vitale, credo, di un comune, di una città. Noi abbiamo la fortuna di avere delle associazioni che sono molto radicate sul territorio e che sono molto attive. Dal punto di vista delle iniziative ha ripreso vita e nuova linfa la Proloco, che è una delle associazioni più importanti che abbiamo sul territorio, ma attorno alla Proloco ci sono tante realtà che ognuna nel proprio settore sta lavorando e lo sta facendo nel migliore dei modi. È da poco stato assegnato a un'associazione, proprio l'associazione di Sollievo, la gestione della struttura di Cascina Nuova, del teatro o sala polivalente di Cascina Nuova, e proprio da lì credo che avremo nuova linfa per organizzare iniziative e manifestazioni con tutte le realtà presenti sul territorio. Il gruppo Alpini di Borgaro è una delle realtà forse più aggregative che ci sono in questa città. Qual è il rapporto suo con gli Alpini di Borgaro? Gli Alpini hanno avuto a disposizione, in gestione, una struttura meravigliosa, credo che tutti conoscono, che è quella di Via Stura, al di là della ferrovia. Sono una realtà molto attiva, che organizza molte iniziative. Io ho sempre detto che gli Alpini sono una realtà che fa simpatia, e in modo particolare il sottoscritto ha una particolare simpatia per gli Alpini, perché sono una delle associazioni che sanno coniugare due aspetti stupendi, credo, della vita, e ancor meglio della vita di un'associazione, che sono la solidarietà e l'allegria. Cioè, loro sono in grado di fare delle cene dove si sta insieme, dove si fa aggregazione, dove si beve e si mangia tutti quanti insieme, ma lo fanno sempre con un occhio alla solidarietà e quindi a raccogliere dei fondi per le persone in difficoltà. Dopodiché collaboriamo con gli Alpini per quanto riguarda, per esempio, l'ingresso nelle scuole, e anche lì, assieme ai bersaglieri e alla Protezione Civile, sono delle realtà che non si sottraggono da un impegno che è un impegno gravoso. Le famiglie forse non si accorgono di quanto sia importante quel servizio, cioè si accorgono di quanto è importante, ma non si dà forse troppo peso a quello che invece è l'impegno, perché tutti i giorni dell'anno in cui le scuole sono aperte noi abbiamo un servizio davanti alle scuole. Se questo servizio funziona dobbiamo dire grazie ai bersaglieri, agli Alpini e agli altri volontari che fanno questo servizio. Quindi dal punto di vista del rapporto con gli Alpini credo che sia una delle associazioni che dà tanto e dall'amministrazione ha ricevuto anche tanto, nel senso che la struttura che hanno in gestione è una struttura invidiabile, molto bella, che gestiscono anche molto bene. Però ricambiano, diciamo, questa cosa con un impegno costante sul nostro territorio. Il gruppo Alpini quest'anno festeggerà un bel traguardo, comunque gli 85 anni di fondazione. L'amministrazione comunale cosa pensi di mettere in campo per questo traguardo del gruppo Alpini? Ma guarda, noi abbiamo un modo di lavorare con le associazioni, solitamente, soprattutto quando si tratta di ricorrenze così importanti, non siamo noi a proporre, perché non trovo giusto che sia una cosa che deve essere calata dall'alto, imposta dall'amministrazione, ma siamo pronti a ricevere qualsiasi proposta da parte del gruppo, della sezione di Borgaro, e quindi siamo pronti a lavorare insieme a loro per festeggiare al meglio questa ricorrenza. Il rapporto suo e della sua amministrazione comunale, della sua giunta, con le opposizioni del territorio di Borgaro, qual è? Ma guarda, il rapporto tra una maggioranza e le opposizioni non è mai un rapporto semplice, e sicuramente Borgaro da questo punto di vista non fa differenze. Io devo dire che in questi 4 anni abbiamo due opposizioni, una quella del gruppo Latella, che è stata un'opposizione che è stata più incentrata sulle carte bollate, quindi su ricorsi al tribunale oppure addirittura dei veri e propri esposti alla magistratura, quindi non ha guardato, secondo me, a quello che sono le questioni politiche e amministrative, che sono poi quelle che secondo me invece interessano alla gente, interessano alla città, ma ha pensato di più alle carte bollate e ha pensato di più a fare delle guerre personali anche con degli strumenti e con dei mezzi come gli esposti
come gli esposti in magistratura, che sono sicuramente delle cose che in politica non vanno mai bene, perché poi lasciano degli strascichi. Io sono convinto che tutti gli esposti ad oggi è così, e credo che sarà così anche in futuro, tutti gli esposti andranno a cadere nel vuoto e quindi non lasciano nessuna conseguenza se non quella di creare degli strascichi di polemica, ma anche di lesione, secondo me, dell'immagine delle persone coinvolte. I 5 Stelle invece fanno un'opposizione un po' più nei contenuti, spesso però anche lì abbiamo un'opposizione pregiudiziale che non va a guardare cosa effettivamente viene fatto, ma è una posizione che è più pregiudiziale, parte da una posizione preconcetta del gruppo dei 5 Stelle. A proposito di esposti, il gruppo Latella, come ha sottolineato lei, si è girato più sugli esposti. Uno dei maggiori esposti che hanno fatto è stata nella vecchia campagna elettorale o subito dopo uscire con una foto che ritraeva alcuni membri della sua giunta, del suo consiglio comunale in questo ufficio a fare delle cose che non si sa bene, perché le foto a volte non parlano, non si capisce molto bene. Non gli sembra che ci sia un accanimento nei confronti di alcuni personaggi di questa giunta? Guardi, quello che dicevo prima, fare opposizione non è mai facile sicuramente, soprattutto in un comune, nei comuni dove ormai la legge elettorale dà alle maggioranze numeri molto ampi e gli permette di governare in modo, diciamo, abbastanza tranquillo dal punto di vista politico. Quindi fare opposizione non è semplice, ma fare opposizione in questo modo, secondo me, è il modo più sbagliato di farlo, anche perché uno che fa opposizione dovrebbe prepararsi nel caso in cui ci sia un'alternanza a governare dopo delle amministrazioni che stanno governando. In realtà il gruppo Latella ha fatto un lavoro, come dicevo, forse dettato dal fatto che il capogruppo è avvocato, quindi ha quel taglio, ha fatto un'opposizione tutta incentrata sulle carte bollate, sugli esposti in magistratura. Questo ha fatto sì anche che ci fosse un accanimento verso alcune persone. Il mio predecessore è stato uno dei bersagli sicuramente preferiti dal gruppo Latella, ma anche altri consiglieri, e devo dire, stiamo parlando di persone per bene che hanno lavorato per il bene della città e lavorano per il bene della città tuttora, e che non meritavano questa esposizione mediatica dovuta a un esposto in magistratura che di fatto sta mostrando tutti i suoi limiti. È noto ormai che è in corso una richiesta di archiviazione da parte del PM, che sarà valutata poi dal GIP nelle prossime settimane, ma al di là poi di quello che sarà il fatto giudiziario, io credo che di quella vicenda ai cittadini non importi granché o non importi nulla, perché non ha tolto e non ha aggiunto nulla a quello che i cittadini si aspettano da un'amministrazione, da un comune. Dal punto di vista personale ritengo quell'azione lì un'azione spregevole, che poteva tranquillamente essere evitata, era una questione che si poteva chiarire diversamente, probabilmente anche con un attacco politico, anche forte, però nel momento in cui si mette in mano alla magistratura la questione o le questioni, a quel punto lì è chiaro che c'è la volontà di danneggiare materialmente e umanamente le persone che poi sono coinvolte. Uno dei maggiori problemi che avete incontrato forse in questi 4 anni è stata la gestione del campo Rom di Strada dell'Aeroporto, che vi ha creato parecchi problemi con il bus 69. In questo momento a che punto sono le cose con il Comune di Torino per la gestione di questi campi? Il campo Rom purtroppo è una realtà che crea problemi alla città di Borgaro da una trentina d'anni. Nella realtà la convivenza con il campo è una convivenza complicata, soprattutto per quel che riguarda la linea 69 dell'autobus che porta da Borgaro a Torino. Noi abbiamo fatto un intervento importante che abbiamo inaugurato l'anno scorso e che da allora sta dando veramente grandi risultati, che poi è di fatto il servizio che svolgono i City Angels, un'associazione convenzionata con il Comune, che nelle ore di punta, quando gli studenti e le persone vanno a lavorare o vanno a scuola o tornano, quindi nel primo pomeriggio quando tornano da scuola, tornano da lavoro, abbiamo questo servizio che sul pullman permette di accompagnare, diciamo, le persone a Torino, e da allora, da quando ci sono loro sul bus, non sono avvenuti più episodi di malversazioni, di danneggiamenti ai danni dei passeggeri. È chiaro che il problema del campo Rom è un problema complesso che sta in mano alla città di Torino. Non aveva fatto nulla o quasi l'amministrazione precedente, e anche quella attuale, quella della
della sindaca Appendino, ad oggi non mi risulta che stia facendo azioni brillanti per contenere il fenomeno. C'è un ipotetico rinvio al 2020 come data effettiva di sgombero del campo, ad oggi i risultati se ne vedono pochi, se non quello che da alcuni mesi, da molti mesi a questa parte, il problema della convivenza sul campo è stato ancora acuito dai famosi roghi che vengono appiccati tutte le sere. Io credo che lì servano soluzioni radicali, se è necessario bisogna ricorrere anche all'esercito per presidiare quel campo, per evitare che tutte le sere vengano accesi dei roghi che poi danneggiano le persone, danneggiano la salute delle persone che abitano intorno al campo. Credo che fino ad oggi però il problema sia stato o ignorato o forse sottovalutato, perché non ci sono stati quegli interventi radicali che io e tutti i cittadini di Borgaro ci aspettiamo. Nel corso del 2017, esattamente nel mese di giugno, Mappano è diventato per la prima volta comune proprio. Borgaro e Caselle avevano in gestione il consorzio CIM, e cui è stato chiuso alla fine dell'anno passato. Però i problemi rimangono. Borgaro comunque ha in piedi un ricorso al TAR contro il comune di Mappano. A che punto sono i rapporti con il sindaco Grassi? Ma guardi, la questione Mappano è una questione molto complicata. È nato per la prima volta, credo, in Italia un comune che sorge sulla divisione di porzioni di territorio di 5 comuni. Quindi è una questione delicata che va affrontata con i giusti tempi, con i giusti modi. Io credo che purtroppo si è partiti con il piede sbagliato. C'è un rapporto molto conflittuale che la giunta di Mappano, in particolare il sindaco Grassi, ha instaurato con i comuni cedenti, che per parte loro chiaramente hanno reagito a dei metodi diciamo bruschi da parte dell'amministrazione mappanese, con metodi altrettanto bruschi. Oggi si è finiti con una serie di ricorsi sul tavolo della magistratura ordinaria del TAR, non ultimo quello incomprensibile fatto dalla giunta mappanese per chiedere l'annullamento del CIM, chiedere l'annullamento della delibera che di fatto chiudeva il CIM, cosa inspiegabile perché, ripeto, la questione è una vicenda lunga e complessa, ma da qualche parte si dovrà pur partire. Siamo partiti dalla chiusura del CIM come elemento ormai inutile, anche perché la legge non ci consentiva di tenere aperto quel consorzio. Il CIM è stato chiuso, i 6 dipendenti del CIM sono passati all'amministrazione mappanese, che qualche mese fa aveva salutato con soddisfazione questo fatto, salutando e dando il benvenuto ai primi 6 dipendenti della nuova municipalità di Mappano. E dopo meno di un mese ci siamo trovati un ricorso su quella delibera che chiudeva il CIM. È chiaro che se i metodi sono questi diventa difficile trovare delle soluzioni. I comuni cedenti sono disponibili a trovare delle soluzioni, abbiamo fatto delle aperture, abbiamo dato delle disponibilità. È chiaro che la sopravvivenza e il lancio del comune di Mappano non possono in qualche modo ledere la sopravvivenza e il funzionamento dei comuni cedenti. È chiaramente una questione difficile, credo che però il tutto sia complicato, come dicevo prima, da un atteggiamento da parte del sindaco Grassi che vive la questione più come una questione personale che come una questione di problemi legati alla sua comunità e legati ai legittimi interessi e alle legittime aspettative dei cittadini mappanesi. Mercoledì 28 era indetta una nuova riunione in città metropolitana, in che in teoria avreste dovuto partecipare voi comuni cedenti con il comune di Mappano. Avete partecipato a questa riunione in sede comune o siete andati in sede separata? In realtà siamo andati in sede separata, eravamo stati convocati dalla città metropolitana che deve fare una delibera in cui di fatto vengono stabilite le modalità di cessione del personale da parte dei comuni cedenti. È chiaro che dopo che il sindaco di Mappano ha fatto 2 ricorsi, in realtà ne ha fatti 5, uno contro la delibera di chiusura del CIM e uno per ogni comune tentando di impugnare e mettere in discussione i bilanci dei comuni, l'atteggiamento dei sindaci dei 4 comuni cedenti non poteva che essere un atteggiamento ostile da questo punto di vista, perché nel momento in cui c'è un tentativo di bloccare di fatto l'attività amministrativa, per quello che mi riguarda il comune di Borgaro, non ci può essere la disponibilità poi a risolvere i problemi del comune di Mappano.
nel momento in cui sono stati impugnati i bilanci davanti al TAR, c'è il rischio concreto che il TAR possa bloccare i bilanci, quindi le attività amministrative nei comuni che di fatto amministrano quasi 100.000 persone, e dall'altra parte c'è la richiesta di aiuto, la richiesta di disponibilità ad aiutare la nuova municipalità a decollare. È chiaro che è una contraddizione, è un paradosso che il comune di Mappano deve risolvere, cioè se chiede ai comuni di essere aiutato nel far nascere questo comune che di fatto oggi ad oltre un anno dalle elezioni è praticamente paralizzato, quindi non ha portato nulla di nuovo sul fronte delle aspettative dei cittadini di Mappano, quindi se ci chiede una mano per poter far decollare questa municipalità che ad oggi è ferma al palo, non puoi dall'altro lato fare ricorsi e tentare di bloccare l'attività nei nostri comuni. Noi siamo disponibili a dare una mano, siamo disponibili a cedere del personale nella misura in cui il personale dia la disponibilità ad andare a Mappano, e ci sono delle persone che hanno dato questa disponibilità, siamo pronti a fare delle convenzioni per poter gestire ancora in comune dei servizi, perché crediamo che si possa partire e si debba partire, diciamo, con una politica dei piccoli passi. È nato un nuovo comune, non bisogna dimenticare che un comune a distanza di un anno non è che può fare passi da giganti, però credo che siano da prendere i problemi uno ad uno, smarcarli singolarmente e, come dire, dare il tempo giusto che serve per poter risolvere tutti i problemi che ineriscono un'amministrazione, che sono tanti e che sono anche complicati. Qualche mese fa era sorto il problema con la Riva al Borgaro, per mancati pagamenti di canone di affitto. In questo momento a che punto sono le... Sì, quella fu una vicenda che aveva suscitato parecchio clamore. In realtà la Riva al Borgaro è una società fortunatamente seria che gestisce le strutture sportive, non solo a Borgaro ma in tanti comuni del nostro territorio. Con loro abbiamo preso atto del problema, un problema che poi alla fine derivava dal fatto che non gli furono chieste per tanti anni dei canoni d'affitto, che poi non erano canoni d'affitto, in realtà erano rimborsi sulle bollette del palazzetto dello sport, della struttura del palazzetto dello sport, e chiaramente avevano maturato un debito importante nei confronti dell'amministrazione. Ora abbiamo dato subito noi un mandato a un legale, a un avvocato, per poter risolvere questa situazione. Questo avvocato si è confrontato con il legale della controparte, cioè con il legale della Riva al Borgaro, e si è arrivati a una soluzione, cioè che poi di fatto è una rateizzazione del dovuto. Quindi credo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane andremo in consiglio comunale proprio con un atto in cui andremo a fare una rateizzazione del debito pregresso della River, e una parte invece sarà compensata da lavori e opere che la River farà per la struttura del palazzetto, e quindi che verranno messi in decurtazione di quanto dovuto. Borgaro si può definire una città cardioprotetta, una città bella da vivere. Siete uno dei primi comuni nell'Interland ad aver dotato comunque tutti i centri e tutte le scuole di un defibrillatore, nonché avete un servizio di polizia locale che comunque è molto efficiente. Non ultimo, la scoperta di un bar qui in zona Borgaro che comunque deteneva ancora accese delle macchinette videopoker illegali. Avete ricevuto anche un encomio nazionale dal sindacato di polizia locale per questa efficienza che comunque ha il comune di Borgaro. Sì, devo dire che il comando di polizia locale è uno dei punti di maggior soddisfazione dell'amministrazione. Il nuovo comandante Massimo Linarello credo che stia lavorando molto bene, è arrivato da circa un anno nella nostra città e sta facendo un lavoro egregio che sta dando grandi frutti, soprattutto e anche grazie al merito alla disponibilità che stanno dando gli agenti della polizia locale. È un comando piccolo, perché non abbiamo un esercito, come dico spesso, ma abbiamo un comando di polizia locale fatto da persone dinamiche che hanno voglia di mettersi in gioco e soprattutto che ci stanno dando grande disponibilità. Questo ci sta permettendo di fare tutta una serie di operazioni, non ultima quella di poche settimane fa, che ci ha permesso di trovare delle macchine da gioco che
in base alla legge regionale avrebbero dovuto essere spente, in realtà le abbiamo trovate accese e addirittura è stato individuato questo meccanismo particolare per cercare di eludere i controlli. Da questo punto di vista stiamo facendo un grande lavoro, per esempio dal punto di vista dei controlli, stiamo facendo un grande lavoro per quanto riguarda le telecamere sul territorio, abbiamo sostituito e a breve, la settimana prossima, partiranno i lavori di sostituzione, il soggetto gestore dei portali di ingresso della città e quindi del progetto Città Sicura. Abbiamo fatto un accordo con Fastweb, una grossa società a livello nazionale, per poter sostituire quelle telecamere e tutta una serie di telecamere all'interno della città che verranno dotate di un sistema che permetterà di fare riprese in altissima definizione e quindi più consoni e conformi a quelli che sono i tempi moderni. Noi avevamo e abbiamo tuttora le telecamere in funzione, ma non hanno riprese in alta definizione che ti permettono di fare le indagini, diciamo, in modo più accurato quando succedono dei fatti o degli episodi. Le telecamere, lo dico sempre, non sono la panacea di tutti i mali, sono uno strumento importante per la sicurezza, non sempre e non tutte le zone del territorio sono controllate. Noi andremo ad implementare i controlli sul territorio, quindi le zone controllate, con le prossime settimane vedremo l'installazione di telecamere per esempio al Parco Monaco dove c'è il Don Bank, al nuovo campo da basket, ai campetti da calcio, nella pista Pietro Mennea e in via Bertino, nella zona di via Volpiano dove c'è il campo sportivo e dove c'è la bocciofila. Quindi andremo ad aumentare la quantità di telecamere e quindi i punti sorvegliati nella città, però come dicevo prima le telecamere non sono la soluzione di tutti i mali, perché poi dietro le telecamere c'è lo strumento più importante che è l'opera dell'uomo. Senza l'opera dell'uomo e quindi senza la disponibilità degli agenti di polizia locale e senza la loro professionalità e la loro bravura non si va da nessuna parte. Puoi avere tutte le telecamere che vuoi, ma è il loro impegno quello che porta poi i risultati. In chiusura, ringraziando il sindaco Claudio Gambino per averci concesso questa gentile intervista, volevamo fare un passaggio anche su una delle realtà calcistiche di Borgaro, il Borgaro Calcio 1965, che l'anno scorso vi ha regalato un'inaspettata forse passaggio in una serie D, cioè una serie che comunque ha allargato i suoi confini provinciali con i confini regionali. Signor sindaco, qual è stata la sua felicità di avere comunque di essere passato alla ribalta come blasone calcistico? Ma guardi, quella è stata una delle più grandi soddisfazioni da quando sono sindaco. È chiaro che essendo un amante del calcio, avendo anche vestito la maglia del Borgaro 65 tanti anni fa, è stato un motivo di soddisfazione particolare. Credo che sia stato però il giusto riconoscimento ai tanti sforzi fatti dalla società, dal presidente Perona in questi anni, ormai sono più di 50 gli anni che questa società gioca e pratica il calcio nella nostra città, e la promozione in Serie D è stata sicuramente il giusto riconoscimento e il giusto premio per tutti. Un motivo di orgoglio per la città, perché effettivamente ci confrontiamo con realtà calcistiche che arrivano dalla città più importanti, Varese, Como, ci permette di confrontarci in tutto il territorio piemontese e del nord Italia, di una parte del nord Italia, e questo è un motivo di grande orgoglio. Questo però non ha anche voluto dire dei sacrifici, delle spese, degli investimenti che abbiamo dovuto fare, e devo dire che l'amministrazione non si è sottratta. Come è noto, abbiamo rifatto da poco il campo in sintetico all'interno del campo Maggioni in via Santa Cristina, e abbiamo fatto una serie di investimenti per poter adeguare la struttura di via Santa Cristina a quelle che erano le richieste della Lega per quanto riguarda il campionato di Serie D. Lo abbiamo fatto con piacere, perché come diciamo spesso siamo un'amministrazione vicina alla città ma anche vicina alla squadra di calcio della nostra città. Quindi questo speriamo sia servito, e in questo momento lo possiamo dire con orgoglio, siamo ampiamente in zona, siamo ampiamente salvi, quindi possiamo guardare, diciamo, al campionato, alle prossime partite con maggiore serenità, ma con la giusta tensione, perché vogliamo continuare a militare in Serie D anche per i prossimi anni. In chiusura, sindaco, volevo che rivolgesse un augurio per questo 2018 a tutti i suoi concittadini.
Ma noi ci auguriamo che il 2018 possa essere un anno in cui finalmente archiviamo la crisi che ha attanagliato la società e le famiglie in tutti questi anni. Quindi possa essere un anno in cui chi aveva perso il posto di lavoro possa ritrovare finalmente un'occupazione e possibilmente una buona occupazione, un'occupazione stabile, e quindi possa guardare con serenità al futuro per sé e per le proprie famiglie. Per quanto ci riguarda, noi continueremo a essere l'amministrazione vicina alla gente, vicina ai cittadini, e quella porta, la porta del mio ufficio, è una porta che sarà sempre aperta per chi dovesse avere bisogno. Quindi saluto tutti quanti e auguro a tutti quanti un meraviglioso 2018. Signore e signori, il nostro tempo a disposizione ormai è terminato. Ringraziamo il sindaco Claudio Gambino per l'ospitalità che ci ha concesso questa mattina e diamo appuntamento ai nostri prossimi servizi di Obiettivo News Web Video.